Ciao ragazzi, qui Matt, bentornati sul canale YouTube. Nello scorso video abbiamo parlato di evoluzioni etere. Anche oggi parleremo di questo. Aprirò il secondo box dei 4 che ho comprato nella speranza di trovare qualcosa di più. Abbiamo trovato Rayquaza VMAX, tanta roba, ma sono deluso perché noi stiamo cercando quello Alternate oppure l'Umbreon Alternate, ci accontentiamo. Nello scorso video avevo detto che avrei regalato un gadget a chi commentava. Ha commentato una persona, quindi Luca, sei il predestinato a vincere la cartolina che ti invierò, scrivimi nei commenti dove devo inviarla. Anche alla fine di questo video farò un regalo per chi commenterà. Detto ciò, partiamo con il video. Un'altra cosa, avevo detto che avrei fatto un video per quanto riguarda il 25esimo anniversario dei Pokémon. Vi ricordate che al McDonald's facevano questo anniversario dove negli Happy Meal regalavano insomma le bustine dei Pokémon. Ma, con mio grande dispiacere, si è concluso il 4 settembre, cioè è durato una settimana. Quindi non ho fatto in tempo a insomma comprare 1000 Happy Meal e ne ho preso uno. Questa è la bustina. Le apriamo insieme sperando di trovare il Pikachu. Vediamo cosa ci esce fuori. Eccola qua! Allora, carino, c'è anche questo che non ho idea di cosa sia, e la bustina con Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Pikachu. Vediamo un po' cosa ci propone. Non so neanche se esiste un trick, sono fatti tipo di carta, penso che sia già... Eccolo qui ragazzi, Piplup, proprio così. Abbiamo trovato anche il Pikachu però, col simbolino, Poplio e Mudkip. Quindi l'unica carta che avrò del 25esimo è Piplup. Quindi ragazzi, ci è capitato il Piplup, ma abbiamo trovato il Pikachu, anche se non è olografico. Peccato, tra l'altro il McDonald's ha scritto sul sito che usciranno presto grandi novità, quindi ci aspettiamo grandi novità e io sarò pronto. Ma ora torniamo a noi e apriamo il secondo box di evoluzioni etere. Ed ecco qui le bustine, anche oggi le peserò, farò più veloce, vediamo un po' se funziona il trick. Cosa strana, allora ci sono 12 bustine, queste qui che pesano sempre 20-20.1. Queste qui che sono 22, che pesano 19.6-19.7. Ma ci sono queste due che pesano 18.2 una e 18.5 l'altra. Quindi o manca una carta o c'è qualcosa di strano. Andiamo subito a vedere. Quindi spacchettiamo prima queste due che sono super leggere. Allora, vediamo queste due leggere cosa ci propongono. Codicino 1, 2, 3, 4. Proprio strano. Allora, Fibas, Scraggy, Drowsy, Energia, Ghiaccio della Fortuna, Bravery, Hippodown. Abbiamo trovato questa e Appletown. Totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stranissimo. Vediamo quest'altra. Codicino. Ma non capisco come può esserci un grammo di differenza. La fortuna, Ludicolo e Florges, tra l'altro comunque insomma due brillanti, stranissimo. Sono 10 carte, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiegabile. E quindi partiamo con le altre leggere, che a questo punto o il mio pesino non funzionava oppure c'è qualcosa davvero di strano, perché una volta mi è capitato con le bustine del Frederick Store di trovarne una che pesava 2 grammi in più, ho detto ci sarà dentro il mondo, ma in realtà ragazzi non c'era dentro niente, c'era dentro un cartoncino in più, hanno inserito un cartoncino in più e io sono rimasto fregato, pensavo di trovare la bustina gold, gold pack. Invece Cinchou, Litleo, Swablu, Energia, Tentacruel, Ghiaccio della Fortuna, Sharpedo, carina, e Flappy. Andiamo avanti, cercherò anche di essere più veloce perché la volta scorsa il video è durato più di quanto avrebbe dovuto. È durato praticamente 27 minuti se non sbaglio. Poppy, Fibas, Energia, Hippodown, Medaglia, Scrafty, Loburno, Lilligant. Queste in realtà neanche ci spero che ci sia, l'altra volta ne sono capitate due, non ricordo l'altra volta, insomma, non ricordo l'altra volta se abbiamo
sbagliato a pesare o... Un'altra bustina, codicino, 1, 2, 3, 4, pam. Teddy Ursa, Dino, Petil, Cincio, Fletching, Energia, Guanti di Gomma, Golduck, Nuzleaf, Boldore, che mi sa che non l'avevamo ancora trovato ma non vorrei sbagliare, e Southland. Questa carta, ragazzi, non mi piace perché mi è uscita anche in altri set e praticamente mi sembra sempre uguale. Un'altra. Sto diventando esperto a spacchettare. Opla. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, qualche cosa, insomma, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, perché Articuno, ragazzi, mi piace, Articuno di Galar, bello, e Milotic, Articuno mi piace, lo metto qua. Il canale è nuovo, iscrivetevi al canale, abbiamo superato 100 iscritti, sono super contento, perché 100 persone, ragazzi, sono tante, poi, insomma, ci sono ovviamente dei canali che hanno milioni di iscritti, ma... Anche 100 iscritti sono tanti, quindi vi ringrazio e iscrivetevi, perché vi costa davvero poco, vi costa un click. Magari attivate anche la campanellina. Eccoli qua. Ribombi, tutti e due. E Sharpedo. Opla. Slakoth, Hitmonchan, Feebas, Scraggy, Drowsy, Energia, Fletchinder, Skiploom, Boldore. Difesa integrale avevamo già trovata e Tiebul, che l'avevamo già trovato anche questo. Potrei completare il set con le carte comuni, ovviamente, ma non mi interessa, non sto lì a completare set. Personalmente io punto alle carte da gradare e personalmente non vado a gradare le carte che hanno un valore di mercato, poi è molto variabile, da 20-30 euro, anche il Rayquaza che ho trovato l'altra volta, probabilmente quello sarebbe da gradare se aumenterà il valore. Vigelki, carina, e Selmistod, sembra, insomma, la rana pazza. Dicevo, non... cioè io voglio gradare solo le carte importanti, quindi qui ci sono determinate carte importanti, nel qual caso graderò quelle. Di tutte le altre, sinceramente, non sto a fare la collezione, a completare il set, perché non è nel mio interesse. Alla fine di questo video vi dirò quale sarà l'omaggio, ma sicuramente ci saranno delle carte che regalerò. Dubull, Nikit, Krygonal, Teddy Ursa, Lotad, Energia, Difesa Integrale, Aiskew, Shelgon, Fletchinder, Flappy. Direi che sta funzionando alla grande sta cosa qui del trick del peso, perché sinceramente non vedo carte importanti. Fletchling, Glossiflur, Carvana, Pampicabu, Deino, Energia, Montagne Tempestose, Dreamball, Piroar, Sableye e Talonflame. Quando dico i nomi delle carte mi immagino quanto li leggo male, però insomma mi sto facendo un po' di esperienza, soprattutto con i Pokémon nuovi, ragazzi, perché dei quali non sono particolarmente appassionato. Diciamo che sono più per quelli originali, se si può dire così, insomma, quelli della My Generation. Codicino. Litleo, Bagon, Lillipup, Seedot, Pikachu. Tra l'altro, ragazzi, non ce l'ho sotto mano, ma sembra simile a quello del 25esimo, ma sicuramente dico una cavolata. Energia, Nuzleaf. Questo non l'avevo mai visto. Sempre un draghetto, carino però. Tuelos. Milo, Hippopotas e Altaria, che anche questa, ragazzi, non mi piace. Ah, nel frattempo è caduto pure il poster che mi ha regalato il mio fornitore, grazie. Tra l'altro anche lo sfondo, ragazzi, lo sfondo. Una volta superati i 1000 iscritti farò un investimento e prenderò uno sfondo troppo bello. Non vedo l'ora di farlo, quindi insomma, se volete aiutarmi a cambiare questo sfondo siete i benvenuti. Boldore, Montagne Tempestose, Dreamball. Un'altra Dreamball, hanno il vizio di metterle in fila, a quanto pare, qui le carte. Si vede che quando le stampano. E... Drampa. Marep, Dwebble, Carvana, Flebebe, Sclatch, Slakoth, Energia, Maschera degli Spiriti, Ardier, Medaglie degli Elementi, Dialga, che Dialga comunque, ragazzi, mi piace, insomma, mi piace anche il nome. Colpo Singolo, questa qui dovrebbe valere un qualcosa. Tra l'altro nei prossimi video metterò anche i valori delle carte, però devi starvi a cercarli, insomma,
vedremo un po' come fare. Gigalith, no? Marep, Dwebble, Carvan, Flabébé, Slakoch, quante volte esce? Energia fuoco, Lombre, Swoobot, Shelgon, Braviary e Tievul, codicino. Psyduck, Roggenrola, Flabébé, Drowsy, Rufflet, Energia, Medaglia di Elementi, Bicchiere di Scambio, Crustle, Milotic, un altro ragazzi, un altro Milotic, forse prima non lo avevamo trovato, insomma, reverse. E Smeargle, che questo è un altro Pokémon che io non sopporto davvero. E andiamo con un altro spacchettamento rapido. Codicino. Bergmite, Nikit, Slable, Applin, Cutlefly, Energia, Medaglia Fiocco, Avalug, Rimbobi, Trolley di salvataggio, perché un Trolley dovrebbe salvarti, e Sharpe. Quelle, insomma, da trovare, che sono difficili da trovare, sono molto difficili da trovare, a quanto pare, perché ho visto anche altri video, non è che mi baso su questo secondo box che ho aperto, però nello scorso video ne abbiamo trovate... Aspetta che sto facendo un casino... Lo scorso video ne abbiamo trovate 7, io ho visto in altri video che ne trovano 7 più eventualmente quella più rara, io non l'ho trovata l'altra volta, quindi non è neanche assicurata quella. Ampharos e Gigalith. Codicino 1-2. Kragi, Drowsy, Bergmite, Petilil, Cragonal, Energia, Galleria Commerciale, Drampa, che l'altra volta dicevo mi piace il disegnino dietro, ma forse se fosse Holo sarebbe anche più carino, non so neanche se ce l'ho, se esiste Holo in questo set, Drampa. Lotad, Rufflet, Pumpkob, Pikachu un altro, Petlil, Energia, Avalug, Caverna dei Cristalli, Trolli di Salvataggio un altro, Lubdish, il Pokémon Cuore, e... Gourgeist, mai visto, è una zucca simpatica, che sembra anche una pera. E niente, detto ciò, arriviamo all'ultima bustina che non è pesante, ragazzi. L'ultima bustina che non è pesante e non abbiamo trovato niente, quindi l'altra volta per forza ho sbagliato a pesare. E quindi funziona, ragazzi, funziona alla grande, perché non è possibile. Adesso ho parlato e qua troviamo una alternate. Hitmonchan, Feebas, Scraggy, Drowsy, Energia, Galleria Commerciale, Fletchinder, Skiploom, Gigalith. E ragazzi, non c'è niente in quelle non pesanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. È tutto in queste 12 bustine. E l'unica carta che mi è piaciuta in quelle non pesanti, onestamente, è Articuno di Galar. E apriamo queste bustine in cui dovremmo trovare tutto. Cioè, almeno 7 dobbiamo trovarne. Vediamo. Partiamo con Umbreon, visto che ho scelto questo nell'espositore oggi, che vedete qui al posto di Rayquaza. Codicino, questa sembra che ci sia qualcosa da toccarla. Lotad, Hitmonchan, Cutielpi, Eevee, Litleo, Energia, Crustle, Rotolo del Drago Volante, Eskew, Shiftry, e c'è qualcosa? La 21 di 203 che non abbiamo, rossa mi piace, fuoco bomba, Volcarona, ragazzi. Cioè, Volcarona, penso che peggio di così non potevo uscire. Cioè, c'ha gli occhi che sono brillantosi, però sto Volcarona V onestamente mi delude molto, ma non ce l'avevamo, quindi va bene, teniamoci il Volcarona. Codicino, la mia domanda è, ci sarà qualcosa che vale la pena avere in questo box? Ne troverò una in 4 box, troverò una. Copiona, Grinta di Lyris, di Lyris, Zweilous, Ursaring, e non c'è niente, ragazzi. Ludicolo, tutto sommato mi piace un po', ma lo mettiamo con le altre. Un macello, sono anche sotto il divano. Ok, mettiamola qua, penso la terza a questo punto, bustina, sì, la terza, codicino, 1, 2, 3, 4, qui ragazzi c'è qualcosa, speriamo che sia lei. Lubdish, Wobbuffet, Marep, Deino, Oppip, Energia, Fluffy, Ribombe, Laburno, Nikit, la 101 di 203, è una VMAX, ragazzi,
È una VMAX. Ed è Garbodor VMAX. C'è un aeroplano che vola vicino a Gardebor VMAX. Cioè, ma io dico, ragazzi, ma fra tutte le VMAX che ci sono, a me perché è a Gardebor? Perché? Mettiamola qua. Passiamo alla quarta bustina. Ricordatevi i pesi 20-20.1. Se volete andare dall'edicolante e togliere le caramelle di bocca a un bambino, pesando le bustine, potete farlo, ragazzi. Potete farlo. Ma io non lo faccio, però poi voi potete farlo grazie a me. Prego, ragazzi. Emolga, Lillipup, Applin, Pikachu, Cuttlefly, Energia, questo non c'è niente, me lo sento. Ghiacciolo della Fortuna, Lombre, Swoobat, Ace-Q, e ragazzi c'è qualcosa, mi sbagliavo, c'è qualcosa. È la 110 di 203, secondo me è una B, è una B. Rayquaza, B. Allora, mi piace perché è Rayquaza. Perché questo box rappresenta Rayquaza, perché abbiamo quello VMAX. Insomma, avrei preferito quello Alternate, ma ovviamente mi capita la B. Ce la teniamo e siamo per adesso a 2B e la VMAX. E andiamo avanti. Saranno probabilità che hanno messo una Alternate insieme a Rayquaza B? Ci sono probabilità? Non credo. Ma magari Umbreon. Hitmonchan, Cuttlefly, Eevee, Litleo, Timpole, Energia, Lombre, Vigoroth, Hypno, che avevamo trovato brillante, e Tentacruel, pensavo fosse l'ultima, ma invece l'ultima è Victini, che non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Cioè, non mi piace. Abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bustine, dovrebbero uscire almeno altre 4 cose. In teoria 5, perché ho visto box in cui 5, quindi questo, ragazzi, è un box che per adesso sta andando malissimo, ma vabbè, io è normale che aprendo prima quelle leggere, sono condizionato. Sono condizionato perché se tu apri, le apri tutte a casuali, ti puoi aspettare in qualunque momento qualcosa. Zorua, Swublu, Oppip, Wobbuffet, Regenrola, Energia, Frullato Energizzante, Golduck, Palpito ad Acchiappa Pokémon e Dialga. E Dialga, che ci abbiamo già. Come mai questa bustina pesava di più? Mistero della fede. A questo punto è tutto lì. È tutto lì quello che dobbiamo trovare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, vediamo. Non lo so, non mi sembra niente di che. Carvana, Pumpkube, Deino, Cinchou, Litleo, Energia, Medaglia Scrafty, Ghiacciolo della Fortuna, Petil. C'è qualcosa? A questo punto la guardo da sopra perché... Boh, ragazzi, non c'ho parole, cioè... Golurk. Non, sono carte che negli altri box non c'erano. Quindi questa è l'unica nota positiva, perché poi un Golurk non lo so quanto possa essere interessante, però è colpo singolo. Ci sono sia B con colpo singolo che non, quindi ci siamo sparati un mega pugno colpo singolo con questo Golurk B. Ma non demordiamo! La troveremo, ragazzi, la troveremo. Dai, che almeno una VMAX ci deve essere, una VMAX carina, o anche una B carina. In questo box ci sono anche le V carine, ragazzi, ci sono. Rufflet, Dwebble, Nikit, Cragnal, Teddy Ursa, trovate un sacco, alla mia morosa gli piace Teddy Ursa, gli regalerò tutte perché a me non piace. Moltres di Galar, insomma va in accoppiata con Articuno di Galar, che è quella rara, le mettiamo qui a questo punto. Vediamo se uscirà anche lo Zapdos di Galar. 4 bustine, mi aspetto tre uscite, vediamo qui. 4XB, qua ho spoilerato qualcosa, penso che ci sia la VMAX qui, gratta, ok, cioè uno apre un box per questa bustina fondamentalmente, robe da pazzi. Swablu, Flabebè, Roggenrola, Bergmite, Nikit, Energia, le carte non prevedono niente di particolare, queste carte sono le più orribili di tutte le bustine che abbiamo aperto, e qui, ragazzi, abbiamo la 29 di 203, quindi come numero, insomma, non mi dice niente. Io sono nato il 29, comunque. È una VMAX. È Gyarados VMAX.
è rovinata. No, anzi no, mi correggo, non è rovinata, è fatta così, c'ha dei puntini bianchi perché ce li ha anche sul naso. Quindi o è rovinata da tutte e due le parti o è proprio fatta così. Mancano tre bustine, abbiamo trovato due Vimax e tre V, quindi linea di massima, se va come nell'altro box dovrebbe uscirmi altre due V. Speriamo, che io onestamente farei anche a meno delle V, farei a meno delle V e non so, una carta davvero bella. Anche qui gratta, c'è qualcosa. Se gratta vuol dire che dovrebbe essere una Vimax in linea di massima. Emolga, Carvana, Energia, Dreamball, Piroar, Erdier, Deino, ragazzi, questa è bella, abbiamo la 185 di 203, quindi se siete, però è V, però ci sono alcune V belle, ragazzi. Medicham V. Medicham V, ragazzi, circuito yoga, la descrizione più lunga che abbia mai visto. Medicham V, io quando l'ho toccata pensavo fosse perché è gratta, quindi le altre V non grattano. Pensavo fosse qualcosa di davvero interessante. Probabilmente lo è anche, perché non sono certo. È carina, ma boh, non lo so, io sono completamente deluso. Medicham V, non un alternate, ma Medicham V. Ora, la penultima bustina non mi dice niente, ma sembra bella liscia. Secondo me c'è qualcosa anche qua a questo punto. Sidot, Luvdish, Bagon, Pampi Cabo. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Zygarde è brillante perché è in mezzo. Perché è in mezzo? Perché è qui questa carta? Non me lo spiego, comunque capiremo dopo, le lascio in fila. Energia, Bravery, Milo, Maschera degli Spiriti, Tentacool, Nuzleaf. Sì, evidentemente ho sbagliato a fare il trick. Erano queste due qua. Ragazzi, ultima bustina. Umbreon. Porterà bene? Speriamo. Almeno una B ci deve essere. Almeno una B. Comunque completamente deluso. Cioè completamente deluso. Se qui mi capita una V doppia, eppure magari schifo di quei Pokémon che mi fanno completamente cacare. Tocco. Sento qualcosa. Cosa sentirò? Non lo so. Vediamo. Marep, Dwebble, Carvana, Flabébé, Slakot. Energia, montagne tempestose, forse non l'avevamo ancora trovata, carina comunque col segno della Pokéball, il centro scontri. Guanti di scavo, anche questa non l'abbiamo trovata. Zubat, Jumpluff e Zoroark. Ragazzi, in questo box abbiamo trovato due Vimax, di cui Gardevoir Vimax e Gyarados Vimax, e 4 V, tra cui insomma Medicham V e Rayquaza V. 6 carte, deluso, perché l'altra volta abbiamo trovato 2 Vimax e 5 V, e io ho visto altri video di persone che hanno trovato 5 V, 2 Vimax e una di quelle allenatori, e invece in questo ancora meno. Quindi prevedo che nel prossimo box troveremo ancora meno, perché è impressionante una sfortuna del genere. Questo box non si ripaga assolutamente, ma io l'ho fatto per voi. E vediamo un po' cosa possiamo regalare oggi. Pensandoci, ragazzi, regalerò per chi commenta il video, ok, 150 carte di questo box, tra cui qualche rara, non queste, perché insomma sono le uniche che mi terrò, ma 150 carte di quel box a chi commenterà il video. Se conoscete qualcuno che è appassionato, vuole iscriversi al canale, io parlerò anche di altro, fatelo iscrivere, perché ragazzi, ripeto, non costa niente, mi date una mano. E detto ciò, ci vediamo alla prossima.